e di semplificazione. Qui sono riportati, perché hanno a che fare con la gestione della pubblica amministrazione, quel principio del costo di fabbisogno standard e l'obbligo di assicurare la finanza totale delle funzioni. Cambiamo decisamente discorso. Democrazia diretta. Referendum abrogativo. Viene aggiunto, nell'intento di riformare la Costituzione, la possibilità di chiedere il referendum abrogativo, è quello che, per cui lo chiedono 500.000 elettori e il 50% più 1, il requisito del il quorum di partecipazione. Oltre a quello che è già previsto, ho volutamente specificato in più, perché in diversi comizi questo viene dimenticato, si aggiunge questa opzione, che se tu sia a chiedere il referendum non solo 500, ma 800.000 elettori, 300.000 in più, che cosa succede? Succede che cambia il calcolo del quorum di partecipazione. Il quorum di partecipazione non si calcola più come quando lo chiedi solo con 500.000 firme, sul 50% più 1 degli aventi diritto. Questo che quello che ha portato l'ultimo referendum di aprile, come gli aprile degli ultimi anni, al fatto che il referendum, così, come si dice, vada a vuoto, perché non vota più del 50% più 1. La proposta è quella che nel momento in cui tu lo chieda e abbia raccolto 800.000 firme, il quorum di partecipazione scende dal 50% più 1 di quelli che hanno realmente votato, quello che noi chiamiamo alle politiche, nel disegno di riforma costituzionale, solo alla Camera dei Deputati. Tendenzialmente non vota più il 100%, purtroppo. Diciamocelo, Gioele, purtroppo la partecipazione al voto è scemata molto, l'ultima tornata è del 78%, il 58% più 1 su 78 e non su 100, so che voi siete più scienziati di me, se fate due conti, è inferiore, non so, è più del 30%, 38, 39, non lo so, ma questo in letteratura lo si scrive da tempo. Il fatto di prevedere un calcolo del quorum su chi veramente va a votare. Il termine di paragone più importante è l'elezione della Camera, quelle politiche. Perché mantenere questa soglia ha portato ad avere un istituto che non serve a nulla. Certo che la contropartita è che il numero richiedente delle firme aumenta, però esiste la doppia opzione. Allora, poi la Costituzione dice, il disegno di legge dice che sarà prevedibile introdurre con un'altra legge costituzionale altri tipi di referendum, propositivo e di indirizzo. Il Brexit, in questo momento non si potrebbe votare, se la legge costituzionale disciplinasse l'indirizzo, perché ci vuole un'altra legge costituzionale dopo, Gioele? Rimane però nella Costituzione che nelle materie fiscali e di trattati internazionali non si possono sottoporre referendum. I limiti, l'articolo 75, secondo comma della Costituzione, che dice in materia tributaria, amnistia e indulto, trattati, esecuzione, autorizzazione e ratifiche ai trattati, non può essere oggetto di giudizio. Sì, quella rimane. Continua ad essere così, quindi non ci potrà mai essere una Brexit in Italia, diciamo. Sono aspetti procedurali, no, non potrà esserci il referendum abrogativo, sì, sì, sì. Però io parlavo di referendum propositivo e di indirizzo. Tu hai visto, okay, che adesso come richiesta e quindi come proposta diciamo agli organi politici per avviare un certo tipo di processo. In realtà in America, in Inghilterra si è visto che l'alta corte ha ribadito il fatto che molti il Parlamento a scegliere. C'è questa disposizione che dice nonché di altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali. Prevedere altre forme di democrazia diretta. Questo è un principio che bisognerà indagare. Anche negli atti negli studi del Centro Studi Parlamento e Camera non c'è scritto molto. L'altro cambiamento è l'iniziativa popolare, per cui non è prevista un'opzione come per il referendum abrogativo. Si aumenta il numero di firme da 50 a 150.000, perciò aumenta in maniera consistente, si triplica la possibilità di dare iniziativa legislativa popolare, il popolo può chiedere l'iniziativa legislativa oggi con 50.000, la proposta è che sia 150.000, a fronte di questo rilevante, perché è un rilevante aumento di firmatari, bisogna precisare che la disposizione costituzionale non prevede l'obbligatorietà dell'approvazione della Camera dei disegni e delle leggi, sarebbe un problema di democrazia rappresentativa. Ma prevede il fatto che i regolamenti debbano disciplinare e assicurare che cosa? La discussione.
la discussione e la delibera. Tu, Camera, non vuoi il disegno di legge proposto da 150.000 elettori, lo devi deliberare, perché quei 150.000 elettori devono saperlo, che tu non lo hai voluto. Lo hai voluto, è giusto che si sappia. Però non si prevede l'obbligatorietà dell'approvazione, si prevede con un regolamento, con il regolamento parlamentare che dovrà avvenire eventualmente, l'approvazione, la disciplina per quanto riguarda la discussione e la deliberazione. Certo che l'elettore deve sopposare il fatto di prevedere l'obbligatorio, l'assunzione di responsabilità del Parlamento rispetto alla proposta, all'aumento consistente dei firmatari e il fatto che comunque sia un regolamento successivo disciplinare. C'è una domanda, sì, Gioele? Io volevo sapere la differenza tra referendum propositivo e di indirizzo. Questa è una bella scommessa, perché in questo paese non ci sono. Cioè, quindi non sappiamo qual è la differenza. Io non so, mi immaginavo, il propositivo è una roba più strutturata, più simile a una vera legge. Quello indirizzo è molto più politico. Tipo, non so, l'acqua pubblica. Sì. Okay. Bravissimo. Garanzie costituzionali. Allora, cambia il modo in cui viene eletto il Presidente della Repubblica. La questione del rinvio l'ho messo qua, allora ve l'ho già spiegata. Allora, cambia il sistema in cui viene eletto. Velocemente, allora il Presidente della Repubblica adesso è eletto da 1.050 grandi elettori, perché sono 630 deputati, 315 senatori, i senatori a vita e i delegati, perché ogni regione manda 2-3 delegati, ok? Che sono i componenti della giunta più uno di minoranza. Perciò 1.049 i grandi elettori. Votano per i primi due turni con una maggioranza dei 2/3, che è la maggioranza più alta prevista nell'ordinamento costituzionale, e dal terzo scrutinio in poi in maggioranza assoluta. Qual è la prospettiva di cambiamento? Che i delegati non ci siano più. I grandi elettori numericamente diminuiscono perché le rappresentanze delle regioni sarebbero nell'autonomia nel Senato delle Autonomie, che però diminuiscono anch'essi. Grandi elettori da 1049 passano a 730. 630 i deputati più 100 i senatori. Questo è un dato che va considerato numericamente. Come cambiano le maggioranze? I primi tre scrutini 2/3, perciò aumenta solo di uno scrutinio rispetto alla previsione attuale. Dal quarto scrutinio in poi i 3/5 dei componenti, dal settimo scrutinio in poi 3/5 dei presenti. Le maggioranze si alzano, ma il valore assoluto, come ho ribadito in modo che si possa maturare un pensiero, diminuisce. Domande? Che prevedere una distinzione? Prego. Arrivo. Componenti e presenti. Una precisazione sulla... per essere un pochino chiaro, quindi Costituzione vigente, il Parlamento è tutta comune, perché è solo Parlamento? Non ho capito, il solo? Perché non ci sono più i delegati. Ah, ok. I delegati, adesso bisogna fare i conti, comunque sono 3 per 20, non ci sono più. Non ci sono più i delegati, votano i grandi elettori da 1049, che sono 1050, scendono a, come abbiamo detto, 730. C'è questa distinzione tra i 3/5 dei componenti e dei presenti. Chiaro? Ok. Corte Costituzionale, cosa cambia? Cambia che l'elezione, allora, il Parlamento Istituto Comune ad oggi elegge 1/5 dei componenti della Corte Costituzionale, 5 giudici. La prospettiva è che cambi, per cui la Camera, quella più grossa, ne elegga 3. E il Senato dell'Autonomia ne legga 2. Non avrebbe avuto senso mantenere il Parlamento Istituto Comune, siccome quelli sono 630, gli altri sono 100, li avrebbero scelti tutti la Camera. Il giudizio preventivo delle leggi elettorali. Come vi ho detto, su tutte le leggi elettorali un quarto dei deputati potranno chiedere e un terzo dei senatori chiedere un giudizio, quello che vi ho spiegato prima, sul sistema elettorale. Benissimo. Prima dell'applicazione della legge diventa un giudizio vincolante.
farlo, dicono no, questa è incostituzionale, quindi la devi cancellare. Esatto. Oh, bello. Se la... Che simpatico. Se la Corte Costituzionale sull'italico che vi ho spiegato dovrà giudicarlo, lo riterrà incostituzionale, lo dichiara. Però rispetto al giudizio incidentale, la Corte non potrà bloccare tutta la legge. Come è successo col Porcellum, lo trasforma in una cosa diversa, con un giudizio in via incidentale. Adesso è una cosa molto tecnica, però solo su quei quattro punti vuol dire che l'intervento è chirurgico. Invece col giudizio preventivo alla francese, a corti da nostra corte, questa legge è incostituzionale, non entra in vigore. Bisognerà vedere il funzionamento e tutto, però in linea di massima il giudizio preventivo è questo. Allora, tagli diretti, io ho specificato diretti, al costo della politica, è un titolo giornalistico, in realtà il titolo migliore è tipo contenimenti della spesa pubblica. Allora, la soppressione del CNEL e due disposizioni anch'esse molto discusse. Il divieto di rimborso ai gruppi consigliari regionali e il limite dell'indennità del Presidente e dei componenti dell'esecutivo regionali all'indennità prevista dal sindaco capoluogo di regione. Cioè il presidente Maroni non potrà prendere più di Sala. Ma perché una previsione in questo senso? Chi decide l'ammontare dell'indennità del sindaco? Il comune? No. Chi lo fa? Chi abbiamo detto idealmente dovrebbe avere le redini del coordinamento finanziario? Lo Stato. Perché bastava anche dire i limiti dell'indennità li prevede una legge regionale. No. Hanno pensato questo parametro perché l'intento, e questo è il tema dei costi, è che ci sia una valutazione preventiva della finanza. Funzioni, non funzioni, bisognerà vedere. Divieto dei rimborsi ai gruppi consigliari, anche questa è una delle diverse disposizioni che riflettono molto il sentore attuale, un po' giornalistico, populistico, propagandistico. C'è l'idea di vietare che i consiglieri, parliamo di scontrinopoli, nel caso del Piemonte, della Liguria, quelle cose. Sono norme che arrivano nella contingenza degli atti, dei momenti. Su questo si discute il fatto della democrazia, il fatto che i gruppi consigliari piccoli, onesti, possano essere oggetto di una disposizione che gli vieterà di avere rimborsi e avere dei problemi dal punto di vista della sostenibilità della loro... In questi dibattiti che si fanno, a un certo punto rimango anche un po', perché tanto si vuole attaccare la classe politica dirigente dal punto di vista del costo della politica, e poi alcune disposizioni sono chi sostiene magari la necessità di questo contrasto, che poi vengono assunte come disposizioni poco democratiche. È difficile. Certo, come avrete visto De Mita nel dialogo con Renzi, dice ma in una Costituzione prevedere norme del genere... scende un po' di valore e di significato la legge fondamentale, prevedere una disposizione così minuziosa. Qualcuno a favore, qualcuno è contrario, qualcuno lo ritiene opportuno, qualcuno lo ritiene un limite alla democrazia. Sono disponibile per altre domande se... Ciao, scusami, tornando all'ultima slide, puoi per favore spiegarci un pochettino quali sono adesso il CNEL, che cos'è, che cosa fa e che cosa comporterebbe l'abolizione del CNEL? Grazie. Così, una semplice cosa, alla fine... Uno fa una valutazione dei pro e contro e decide cosa è bello. Dipendentemente dal voto uno matura il suo pensiero per fare una valutazione di questo. Allora il CNEL è il Consiglio Nazionale per l'Economia e del Lavoro. È uno di quegli organi definiti da noi noiosi costituzionalisti bicefali, perché hanno la doppia faccia, due teste, nel senso che
fanno delle cose, ma ne fanno anche altre diverse. Il CLEL nasce come, nella concezione dell'epoca, quello che spiegavo prima di Mortati, come un'assemblea corporativa, perché economia e lavoro. Il CLEL è quell'organo che si compone di sindacati, delle associazioni di categoria, le associazioni di rappresentanza economica del territorio italiano. Nasce nell'idea, nasce come organo ausiliare al governo, è l'organo che deve fare dell'attività di consulenza in materia di economia e del lavoro per quanto riguarda le scelte che fa il governo. Quando il governo deve riformare il sistema del lavoro dovrebbe sentire il CNEL. Quando il governo deve fare delle leggi in materia economica sente un parere del CNEL. Il CNEL è una grossa assemblea composta da 111 componenti, c'è una presidenza, un ufficio di presidenza, vengono eletti in maniera distinta all'interno delle loro categorie, si compone fondamentalmente da sindacati, sindacalisti, da rappresentanti delle associazioni di categorie e da alcuni professori, economisti che vengono eletti dalle categorie. Il CNEL ha un potere costituzionale rilevante, che è il potere di iniziativa legislativa in materia di economia, in materia di economia e di lavoro. Se il CNEL vuole proporre un progetto di legge alla Camera, al Parlamento, lo può fare. Lo fa? No, no, non è di sicuro una tra le attività per cui si è contraddistinto il CNEL. Il CNEL è diventato un'assemblea, io ho fatto anche delle attività di consulenza per il CNEL, chiedono dei pareri, discutono di alcuni temi, però la sua è un'attività di consulenza al governo e di iniziativa legislativa, che viene l'iniziativa legislativa è, io non ricordo che ci sarà stato magari nella prima parte casi particolari. La riforma costituzionale prevede la sua abolizione. Perché ha previsto l'abolizione del disegno di legge del CNEL? Perché nel disegno di legge originale la composizione del Senato delle autonomie originale, quello che ha proposto il governo alla Camera, era diversa la composizione. Era un modello federale alla tedesca. E nell'intento originale era quello di prevedere anche la possibilità di dare rappresentanza alla società organizzata, quella economica e sociale. Ma questo all'inizio nella volontà, ma poi nel disegno di legge Boschi-Renzi è caduta subito. La disposizione costituzionale prevede, perché è giusto dirlo, lei ha toccato un argomento che viene poco toccato, ma è interessante, viene abolito il CNEL, però il giorno dopo il CNEL, se passasse il sì, non è che scompare, non è che non si riuniscono, perché in questo paese cambiare è sempre complicato, come in tutti i paesi, questo in particolar modo. C'è l'istituzione del commissario di governo per la liquidazione, perché c'è il personale che va riallocato, gli ultimi stipendi che vanno pagati, il patrimonio che va quantificato e dato a qualche altro ente, e poi c'è inevitabilmente una transizione per la gestione della sua abolizione. Non so se ho esaurito la sua richiesta. È chiaro? Non la vedo però. Ah, ecco. Ah, è lei, no, infatti. Sì. Ma quindi sostanzialmente faceva anche della consulenza, no? Lei dice, in questi ambiti dell'economia del lavoro. E nel futuro, diciamo, se dovesse essere soppresso, eccetera, questa attività verrebbe fatta, diciamo, la Camera chiederebbe, diciamo, il parere del, non so, ad esempio dei sindacati, le dicevano che i sindacati erano all'interno del CNEL, giusto? E quindi sarebbe sostanzialmente come gli altri ambiti, cioè non solo economia e lavoro, ma anche, che ne so, ambiente, piuttosto che altri settori, per la per definire, diciamo, le leggi, per la stabilizzazione delle leggi, si chiederebbe la consulenza, diciamo, non so come spiegarmi, è mettere, diciamo, allo stesso livello tutti gli ambiti e non elevare l'economia e il lavoro. Non so se è chiara la mia domanda, no, probabilmente no. No, però mi correggo allora, io non ho detto
non c'è un qualcosa che prevede la sostituzione del CNEL. Il CNEL nel disegno di legge viene tolto e non è previsto che quello che faceva il CNEL lo faccia qualcun altro. Io ho detto che nell'intento originale della proposta di questo governo c'era che il Senato dell'autonomia, quello che vi ho spiegato che era la proposta di Mortati, fosse dei territori e della società organizzata. Ma già nella già di come viene licenziato dal governo questa seconda parte, cioè portare il CNEL all'interno del Senato, era già caduta. Per quanto riguarda, non so, percepisco magari la sua preoccupazione che nessuno si occuperà del tema del lavoro, nessuno avrà questa attività di consulenza in materia di mercato del lavoro, di economia del lavoro per il governo? E questa è la sua preoccupazione? La sua domanda? No, in realtà la mia domanda principale era perché io non l'avevo mai sentito nominare il CNEL, quindi è per quello che la mia prima domanda è stata... Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro. Eccetera, e che impatto poi effettivamente aveva realmente sulla nostra vita. Quando in fase di interrogazione all'università si chiedono gli organi ausiliari, arrivederci vado, gli studenti vanno. Se fai la domanda che cos'è il CNEL, quando è il prossimo appello mi chiedono. Sì. Scherzosamente, ovviamente, è un organo costituzionale con tutta la sua importanza, c'è un organo a rilevanza costituzionale, non è un organo costituzionale, però la prospettiva è che quello che facesse non deve farlo nessun altro. Io ad esempio il modello Mortati all'epoca mi sembrava molto innovativo, oggigiorno dove la democrazia ha bisogno di un bilanciamento, un sostegno, immaginare una Camera composta anche dalla società organizzata non lo ritengo positivo, ma in questo momento questo non c'è. La prospettiva è che il CNEL venga eliminato, perché viene eliminato? Perché questo governo lo ritiene superfluo, inutile. Ah, io non ho capito, lo riteneva, cioè è stato eliminato perché si pensava di, come ha detto lei prima all'inizio, nella Camera, di considerare, di prendere anche questi, diciamo, portatori di interesse, se vogliamo chiamarli giusto. Così. E quindi è stato, diciamo, un rimasuglio questo deciso di, oppure c'era una scelta, cioè, ragionata per dire no, alla fine non fa niente, non è molto d'aiuto e quindi lo... Non mi chieda di mettermi nella testa dei politici col quale non ho un buonissimo rapporto. Ieri ho fatto un sì e no a Pavia. Scusi professore, ma mi ha chiesto, ma il sistema è questo, sì, va bene, allora che cosa devo dire? Non lo so, il Presidente della Repubblica adesso verrebbe eletto così, ma non è eletto col 50%, oggi il sistema è diverso. Dopo quando arriviamo al tema del governo, perché, che cos'è sta storia del voto data certa? Vabbè, ok, fate voi, ma vi chiedo cosa venite a fare a sti comizi allora, gli ho mandato le slide un mese fa, queste slide... che Gioele, quando l'ho mandato a te, no, beh, te l'ho mandato, perdonami, te l'ho mandato solo una settimana fa, però perciò non mi chieda di mettermi nella testa dei politici che faccio fatica, molta fatica. Allora, ritenuto, dopo questa lettura, ritenuto inutile, lo si elimina. Negli intenti c'era di prevedere questa partecipazione, non è entrato nel disegno di legge e men che meno nel Parlamento poteva entrare una cosa del genere. Lei tenga conto che la composizione del Senato è stata stravolta in Parlamento, era quello federale, quello tedesco, organi rappresentativi, il presidente della regione, gli esecutivi e i consiglieri di minoranza, il Bundesrat, modello che niente male. Come anche il rapporto tra lo Stato e Regioni e le materie, la questione che si dice non è tutto chiarissimo, il testo originale in realtà era un po' più chiaro e poi il Parlamento ha messo del suo, come l'immunità che prima ci chiedavate, nel testo originale non era previsto, quando dico testo originale quello licenziato dal governo, l'immunità l'hanno introdotta i parlamentari a favore del Senato, perché il testo originale non lo prevedeva. Prego. Che cosa? Il cambiamento che è stato fatto a fronte dell'esame bicamerale. Quello di cui parlava adesso, sì, sì, a proposito di immunità. Sì, il disegno di legge del governo prevedeva che l'immunità rimaneva solo al Parlamento. Perfetto. Al senatori no, perché non sono elettivi. Perfetto. Chissà come mai il Parlamento ha cambiato. Non riesco a capirlo, lei lo capisce il perché. Hanno ripreso le immunità sui senatori.
Grazie. La mia in realtà non sarà una domanda, ma è più una riflessione o un ringraziamento. E allora mi siedo, scusate. A voi. Così ti lascio bere. Il ringraziamento è questo. In questi mesi si stanno facendo tanti di questi incontri e in tanti il rischio è veramente di incappare in persone che magari a livello politico in realtà sostengono delle tesi e non siano magari così neanche preparati nel farlo. In realtà voi oggi avete avuto l'occasione di sentire qualcuno che vi ha presentato dei fatti, cioè vi ha raccontato esattamente quello che succederà. Cioè noi abbiamo una Costituzione in questo momento e la riforma prevede tutta una serie di azioni. Questi sono dei fatti. Il passaggio che adesso voi dovete fare da qua al 4 di dicembre è crearvi un'opinione, che vuol dire che sulla base di argomenti, fatti molto concreti, voi potrete decidere con la vostra opinione se questo è un bene oppure no. 200 senatori in meno sono bene o no? Il fatto è che ce ne saranno 200 in meno. Sarà un bene oppure no? Questo è quello che dovrete decidere voi. Cioè è qui che giocate voi la vostra partita rispetto al discorso quando andrò a votare alla Costituzione. Il ringraziamento è che oggi avete dimostrato quello che dicono quelli più vecchi, i giovani non si interessano più della politica. Voi oggi invece con le vostre domande e i vostri interventi avete dimostrato di aver fatto politica con la P maiuscola, cioè persone che si interrogano, che si interessano, che vogliono approfondire. Per cui grazie per questo vostro momento, grazie all'associazione che ha organizzato questo momento, perché gli avete dato la possibilità e avete dato la possibilità anche a noi di partecipare e di ascoltare. Bruno, grazie per il tuo intervento come costituzionalista, perché comunque presenti i fatti e ti poni nella prospettiva di fornire alle persone di crearsi una loro opinione. Quindi informatevi e decidete, e il 4 dicembre andate a votare, soprattutto combattiamo l'astensionismo che è la prima cosa pericolosa. Grazie. Ecco, per correttezza, chiaramente devo dire che Chiara è la presidentessa del comitato del Sì, quindi ha un ruolo in questo senso, per trasparenza, che è quello che vuole seguire come impostazione l'Associazione Marveggio, giustamente... Cioè io non ho applaudito, perché essendo del Sì... Giustamente identifichiamo, certo. No, per dire che... Alle rivalità personali che abbiamo da te. No, in realtà spero che se non ve l'avesse detto lui, dal mio discorso non fosse apparso questo, ma proprio perché... Ecco, ma perché davvero, a prescindere dall'opinione che mi sono fatta io e da quello che penso io, per me davvero è molto più importante quello che vi ho detto, e con questo spirito e con questa logica l'ho voluto dire, non per nascondervi chi fossi, ci mancherebbe, ma proprio perché in quello che vi ho detto ci credo davvero molto. Grazie mille. Allora, devo dire che dal discorso non è apparso. Ok, però quando dicevo certe cose faceva così con la testa, perciò non la guardavo mai. Quando dicevo altre cose, l'immunità, non diceva niente, però certo faceva così, se no faceva così. Per correttezza, perché ho sposato fin dall'inizio la proposta. Certo, come l'abbiamo sponsorizzata noi e quindi ti abbiamo cercato e siamo molto grati del tuo intervento. Faccio su una domanda e poi ti do il microfono. Ma allora, puoi benissimo non rispondere se vuoi, ma io ti chiedo, come lettore... A me la cosa che più interessava capire, e per cui mi confronterò continuamente fino alla fine con le tesi del no per cercare di capire se c'è questo rischio, è la perdita e il venir meno di contrappesi nel sistema democratico. Da un punto di vista giuridico-tecnico, c'è una perdita di questi contrappesi? Si va verso un allentamento, verso qualcosa di più autoritario? Io finora non ho sentito chiare tesi del no che mi esponessero dei punti dove questo era marcato, quindi però da esponenti politici. Vorrei sapere se da un punto di vista giuridico-tecnico c'è qualcosa che va in quella direzione. Io invece volevo soltanto chiedere a lei come valuta il cambiamento in quanto tale, indipendentemente da questa situazione. Perché io ho 54 anni e non è che abbia visto tanto, però della Repubblica Italiana un pezzo l'ho visto. E io sinceramente di cambiamenti come quelli che sto vedendo adesso ne ho visti pochi.
Lei quindi come valuta il cambiamento, che poi chiaramente deve essere diciamo posto su un livello di valutazione e applicazione, ma come lo valuta in quanto tale? Grazie. Allora, premetto che non tergiverserò a queste due domande, ma non so se conoscete l'espressione ballerò nel manico, ok? Perché entrambi vogliono portarmi a un'enunciazione, ma non è questa la sede. Allora, però le domande sono importantissime. Ma io non voglio portarti un'enunciazione politica, certo, io voglio capire... Chiaro. Okay. Allora, la prima domanda di Gioele è molto importante, ne abbiamo un pochettino... L'abbiamo un pochettino trattata, però diamogli il tempo giusto. Allora, questa è la partita, questo è l'argomento fondamentale del rapporto tra il sistema elettorale, il cosiddetto combinato disposto, con la riforma costituzionale. Crea un sistema elettorale di maggioranza, di stabilità, di continuità, chiamatelo come volete, con un grosso premio. Cioè l'idea che chi vinca, se poi la Corte Costituzionale nei quattro punti che vi ho detto, ecco. Però qui bisogna valutare un programma politico, perché è una legge che anticipa una riforma, perché è un sistema solo per la Camera. Se l'idea è che chi vinca abbia la maggioranza assoluta nella Camera, bisogna chiedersi che cosa comporterebbe questo. Un governo con la maggioranza assoluta può riformare la Costituzione? Un governo con la maggioranza assoluta può farsi un nuovo sistema elettorale? Allora, può farsi un sistema elettorale, perché potrebbe farlo, perché rifà il sistema elettorale. Voi conoscete l'Ungheria. L'Ungheria è un caso in cui sta succedendo qualcosa che spaventa l'Unione Europea. Perché il leader che c'è, quando ha vinto, ha fatto due cose. Ha cambiato il sistema elettorale, ha introdotto il premio di maggioranza non al 55%. Al 68%. E l'altra cosa che ha fatto, ha cambiato la riforma costituzionale e si è dato i poteri come premier. Domanda agli studenti, tra cui vi ammiro perché siete stati bravissimi tutto il tempo e ho visto anche delle espressioni molto interessate. Qualcuno magari un po' meno, ma ci sta assolutamente, ragazzi. Io a quest'ora, la professoressa la fa e lo sa, ero già scappato. Dov'è Di Giacomo? Dove è andato oggi? Allora, lo possono fare queste due cose? Allora, il sistema elettorale, ci sono gli anticorpi in questo paese? Questa è la domanda. Il sistema elettorale sarà in qualsiasi modo facilmente oggetto della Corte Costituzionale. Andiamo a fondo. Ma il governo si sceglie i giudici della Corte Costituzionale? Chiediamocelo. Con la maggioranza assoluta la Camera elegge 15 giudici della Corte Costituzionale, sto andando a fondo, dei 15 giudici della Corte Costituzionale, 5 sono eletti dal Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di Cassazione, 3, 1, 1, ok? 5 sono eletti, nel disegno ideale, 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Abbiamo... Allora, o il partito politico ha tutte le regioni e perciò governa anche al Senato e si sceglie i 5 senatori, altrimenti nel modello ideale ne condizionerà la scelta di 3 e gli altri 2 bisogna vedere cosa succede. Poi ce ne sono 5 che sono nominate dal Presidente della Costituzione. Okay? Il Presidente della Corte Costituzionale chi lo eleggerebbe? Abbiamo detto il Parlamento in seduta comune... Come vi ho spiegato, basta la maggioranza assoluta per eleggere il Presidente della Repubblica e perciò dirgli quale giudici nominare? No, perché vi ho spiegato che comunque alla meno peggio è la maggioranza dei 3/5, io prima l'ho detto due volte pensando che qualcuno mi facesse la domanda, 3/5 degli aventi diritti fino al settimo scrutinio. Dal settimo scrutinio c'è questa cosa, che i costituzionalisti vicino al governo hanno già detto che la modificheranno, però sono 3/5 dei partecipanti. Questo è il tema, dice, ma allora 3/5 dei partecipanti, una seduta parlamentare, in principio generale, è valido sempre quando c'è il 50% più uno dei presenti. Allora, 50% più uno dei presenti, 3/5, se fate due conti, Gioele, tu sei più bravo di me, sono tipo 292.
Ma questo capita se la minoranza esce dall'aula. Se la minoranza tutta, praticamente sono 630 meno 340, 290. Se tutti i 290 deputati escono, fanno il regalo alla maggioranza di scegliersi il Presidente della Repubblica. Basta rimanere seduti per bloccare. Allora, il Presidente della Repubblica lo sceglie la maggioranza assoluta dei parlamentari, 340? No. Inevitabilmente avranno bisogno di queste altre 50, 60, 70. Sono 300, mi sembra che la soglia minima sia comunque 392. I conteggi, li avevo fatti una volta i conteggi. In termini assoluti vi ho detto comunque i numeri diminuiscono, ma le percentuali in proporzioni aumentano. In termini assoluti i numeri diminuiscono. Allora, dal punto di vista del sistema elettorale, farsi un sistema elettorale e darsi un grosso premio di maggioranza, questo problema non riuscirebbe in via teorica. Poi se siamo di fronte a un partito che ha tutti i poteri, al 90% alla Camera, a tutte le regioni, tutti i comuni, muoviamoci prima, non aspettiamo che questo arrivi, non è che capiti. Certo. L'altra via è la riforma costituzionale, perché se vuoi fare il leader, il cosiddetto dittatore, tu i poteri li vuoi, perché comunque in un partito hai sempre qualcuno che ti rema contro. Allora tutti i poteri ce l'hai come premier, tra cui il potere di nominare e revocarti i ministri, il potere di sciogliere le camere, il potere magari di fare altro. Questo lo può fare il premier, deve passare con la revisione costituzionale, Senato e Camera, e deve passare facilmente, come capita adesso, di fronte al referendum costituzionale che non è cambiato, non ha la soglia. Votiamo in 1 milione, deve convincerne 500.000, se no non passa. Le garanzie costituzionali, gli anticorpi costituzionali rimangono. Ma c'è un altro tema che ho accennato all'inizio. La magistratura non viene toccata. Anche quella è una garanzia. Le garanzie in un paese sono magistratura, corte costituzionale e quelle procedure che vanno a gravare il sistema. Gravano il sistema in modo che non ci sia la prevaricazione di un potere. Perché quando il governo dovesse fare qualcosa che non può fare, il Senato lo va a dire alla Camera. Guarda che lui ha fatto questo, non lo può fare, devi giudicare tu. È il discorso della composizione della Corte. Perché la Corte Costituzionale, i giudici, questo l'ho detto prima, sono saltato velocemente, ma i giudici che vengono eletti dal Parlamento sono comunque, come tuttora adesso, eletti con la maggioranza dei 2/3. Perciò non il 50,1%, ma il 68%. Perciò anche quei 3 della Camera saranno eletti con una maggioranza assoluta, noi la chiamiamo qualificata, dei 2/3, superiore a quella assoluta, ok? Allora, rischio Ungheria, noi almeno, nella lettura costituzionale, non chiedetemi che cosa succederà dopo, perché se si coalizzano due presunti dittatori e decidono di incarnare un sistema sovversivo, io questo non lo posso prevedere. È certo che gli anticorpi rimangono, però la partita è... Non più certo. Soltanto di... votazione e di certo. Se subentra quello che è la violenza, allora è un po' valido tutto. Certo. Ma qui sarebbe anche, l'altra sera discutevamo in una cosa più divertente di quella con i politici, la questione degli anticorpi giuridici, ma anche gli anticorpi sociali. Voglio vedere se stiamo tutti davanti a Facebook mentre succede qualcosa del genere. Ecco qua. Ma veniamo a lei. Grazie mille. Grazie a te, Gioele, grazie a te. Allora, veniamo a lei, e qui mi ballerò nel manico parecchio. Allora, io ho proposto all'inizio di fare una considerazione su quello che è un po' la storia, perché bisogna anche capire che cosa sta capitando. E la domanda è, bisogna riformare questo paese? Lo posso dire tranquillamente, la risposta è sì. Ma al contempo compenso la mia posizione dicendo, il problema è come lo cambi. Che vada cambiato il sistema del bicameralismo perfetto? Sapete chi l'ha detto per primo di tutti? Il 22 dicembre del 1947 il presidente della commissione dei 75 che annuncia la votazione, la posizione, la,
la mozione del voto sulla riforma, sulla Costituzione in Assemblea Costituente, che era Ruccio. Dice sì, abbiamo fatto una gran bella Costituzione, la prima parte rimane, io la definisco la carta d'identità del Paese, quella che rimane la caratteristica, però sulla seconda parte, se avessimo avuto un po' più di coraggio, creare un sistema. Però nel 46-48 non si poteva pensare di... non si poteva. Cioè la riforma del bicameralismo, la riforma del titolo quinto della Costituzione, mettere in ordine le materie, ci sono i costituzionalisti che sono a favore, quelli che sono contro, però c'è una Corte Costituzionale che da tempo che dice questo va sistemato così, questo va sistemato così. E su quello la partita... chiedere a un costituzionalista di riformare la Costituzione è come chiedere a un italiano medio della nazionale di calcio. Ognuno abbiamo la propria formazione, ognuno abbiamo un qualcosa in testa. È chiaro che io devo dire una cosa e lo dico in sincerità. Quando all'annuncio della dichiarazione del voto Matteo Renzi, che aveva avuto l'incarico delle riforme costituzionali del sistema elettorale, la prima cosa che disse, perché noi ci annoiamo anche con queste cose, disse voglio cambiare, va riformato il titolo quinto, cavolo, è di sicuro un approccio, non voglio cambiare le pensioni, voglio cambiare, cioè, l'idea di partire dalla riforma costituzionale come l'intento di riformare in maniera epocale un paese profondo, non può che essere condivisibile, il problema è come tu vuoi fare le riforme. Certo che a temi bicameralismo, riordino dei rapporti tra Stato e Regioni, il grosso problema che si è creato in questi anni è la sovrapposizione delle competenze. Se voi vi occupate di edilizia pubblica o avete amici che fanno gli ingegneri, cioè è diventato, c'è una stratificazione nell'ambito dell'edilizia, nella progettazione, una stratificazione normativa complicata. Prima quando dicevo, se vedo un decreto legge, dico stasera non vengo a casa, ma... se hai a che fare con alcune tematiche, tu devi tener conto della legislazione statale e devi controllare che abbia rispettato la legislazione comunitaria. Poi devi controllare la legislazione regionale, poi i regolamenti provinciali, poi i regolamenti comunali. Su alcuni ambiti è diventato veramente difficile, è diventato a fare i pareri, segno della croce alla fine, perché non sai poi se quello che è scritto è veramente è corretto. E il tutto... abissato da una giurisprudenza della Corte Costituzionale, dei TAR, perché quando si litigano Stato e Regioni, la Regione fa una legge, la nuova legge sul governo del territorio, piani urbanistici, e intanto le province e i comuni cominciano a lavorare, ma intanto lo Stato prende la legge e la impugna alla ponte di fronte alla Corte Costituzionale. Allora chi è contrario cosa fa? Intanto fa una causa al TAR, davanti al TAR competente contro il comune che ha fatto quel PGT. Si è inverato un sistema altamente, altamente complesso. Io ho un collega che si occupa di appalti pubblici, deve ancora concludere un aspetto di un appalto pubblico dei mondiali dell'Italia 90. Voi non c'eravate. Io andavo con la bandiera in giro a Sondrio, ma questo è un problema. Questa sovrapposizione di competenze di sicuro... è messa in discussione, non si può fare, non si può fare. Prego. Non le ho risposte, non le ho dato una risposta. Questa è la partita del titolo quinto, perché in realtà si è andato tanto avanti, ma non si è messo assieme Camera del Senato, controlli, che adesso un pochino, perché in realtà tanta rinazionalizzazione, ma le competenze che rimangono alle regioni sono ancora importanti, si fa un passettino indietro perché magari non eravamo pronti, però si associa a questa cosa del Senato delle autonomie, uno deve valutare il rapporto, la composizione del Senato se è soddisfacente rispetto a una complessità del sistema. Una domanda velocissima sulla deriva autoritaria della riforma. Allora, il premio di maggioranza è al 55%.
dopo la terza votazione, per eleggere il Presidente della Repubblica bastano i 3/5 dei presenti, che sono il 60% dei presenti. Se succedesse, come magari manca qualche elemento dell'opposizione, poi si sa, dopo le elezioni magari qualche partito fa campagna acquisti, come è successo, vabbè, abbiamo i nostri esempi storici, magari si riuscirebbe a eleggere il Presidente della Repubblica, che può nominare i 5 membri della Corte Costituzionale. A quel punto avrebbe i 5 membri, cioè chi governa, è un'ipotesi, avrebbe più o meno facilmente 5 membri della Corte Costituzionale più gli 8 che lui ha diritto di votare con la maggioranza. Giusto? No, più i 3, quindi 8. I membri della Corte Costituzionale sono 15. 15. Quindi avrebbe la maggioranza della Corte Costituzionale, 8 membri. Allora, quei 3 si eleggono al 68%. Ok. Perché la maggioranza è dei 2/3. E, perché le volevo dire? Allora, lei mi ha detto, avrebbe il Presidente della Repubblica, ecco, lei mi ha detto, avrebbe eletto nella seconda fase con i 3/5 dei componenti. Lei ha valutato, che è il 61%, sì. 61% degli elettori. E il Presidente della Repubblica nomina 5 giudici. I 5 giudici hanno una durata di 9 anni. Non è detto che lui eletto debba nominare 5 giudici. Ah, ok. Magari non ne deve nominare neanche uno. Facile statisticamente che in 7 anni di mandato un paio li dovrà nominare, ma non certo tutti e 5, non tutti e 5 subito. Oh, se muoiono tutti e 5 in un colpo, allora a questo punto, come diceva il signore, c'è una strana casualità, coincidenza, o magari c'è della violenza. Io aggiungo una cosa alla luce di questo, perché avevo visto il confronto tra Zagrebeschi e Renzi e aveva, Zagrebeschi diceva che appunto si toglieva la possibilità di fare un'obiezione, non so come l'aveva definita, silenziosa, comunque uscendo, andandosene dalla Camera, quindi si toglieva questa possibilità, bisognava rimanere lì. E devo, però questa è semplicemente la mia opinione, che conta ben poco. Però dall'Aventino storicamente col fascismo piuttosto che dai trattati di Versailles di pace andarsene, secondo me non è qualcosa di positivo il pensare di potersene andare e che questo sia un'obiezione costruttiva, perché nella storia degli ultimi 100 anni non mi sembra lo sia stato per nulla, quindi è molto meglio rimanere e prendersi le responsabilità di quello che va fatto. Quindi io sinceramente dei presenti dalla settima votazione non mi sembra una cosa negativa. Poi certo la campagna acquisti che hai detto e il cambio, il passaggio da una parte all'altra effettivamente può essere uno scenario, potrebbe essere anche uno scenario di convergenza, però il fatto che uno mi dica togli la possibilità a chi non vuole qualcosa di potersene andare, storicamente l'alzarsi e andarsene non ha portato mai nulla di buono, bisogna rimanere e combattere per le proprie posizioni, quindi su questa parte dei presenti che ho sentito parecchi dibattiti, a me non mi sembra una svolta positiva nel senso di presa di coscienza, di attività, cioè di presenza attiva e non opposizione di mi alzo e me ne vado. Provoco i colleghi. Ieri una professoressa mi ha detto, io voto no. Voto no perché non mi piace la legge sulla riforma della scuola. La Costituzione rimane, le leggi ordinarie si cambiano. Cioè, quello che noi, è l'intento dell'iniziativa, è che voi, come uno maturi un pensiero sulla riforma costituzionale. È chiaro che sull'Italicum il rapporto è molto stretto, Come Costituzione posso sostenere non guardate l'Italicum, perché come vi ho spiegato nella prima parte la forma di governo è cambiata in questo Paese non cambiando la Costituzione ma cambiando i sistemi elettorali. O come delle informazioni che circolavano, dopo lascio la parola alla professoressa Fai che spero che non racconti aneddoti della mia condotta scolastica al liceo, volevo dire questo, tipo girano informazioni tipo voto no, cade la Fornero,
voto no, non arrivano più immigrati. Ecco, noi questa tipologia di riflessione siamo sicuri che voi... No... Ecco, bravo, bravissimo. Prego. Allora, solo due parole, perché in realtà quello che avrei detto un po' in conclusione, speravo sinceramente più in più domande da parte degli studenti che frequentano ancora il liceo, però pazienza, magari le faranno in classe. Sono bravissimi, mi assumo loro sono stati, difensore. Sono stati bravi, no, questo lo devo dire, però aspettavo. Aspettavo la fine per alcune riflessioni e in realtà sono stata bruciata sul tempo perché molte cose sono state dette. Comincio con ringraziare il relatore, che è stato molto bravo e molto equilibrato sopra le parti. Lo dico anche con una certa fierezza perché, come ha detto, è stato uno studente del liceo, non mio, però me lo ricordo molto bene. Ringrazio anche Chiara, perché veramente dal suo intervento non si era capito da che parte sta, e quindi anche questo è segno di serietà e di correttezza. Sono naturalmente fiera degli studenti ex e attuali, perché sono stati bravi, sono stati interessanti. Bravi. E volevo esprimere due considerazioni che in genere esprimo anche in classe quando mi trovo a trattare questi temi. La prima è quanto sia importante il sistema elettorale. Le ultime parole che hai detto erano riferite al discorso italico, che chiaramente si collega al tema della riforma. Effettivamente credo che tutti si siano resi conto di quanto incide sulla vita politica del Paese il sistema elettorale dopo la scelta in quel famoso referendum, dove io dico anche in classe spesso ho votato a favore del cambiamento, salvo pentirmene due giorni dopo. Perché effettivamente la riforma elettorale poi non ha risolto il problema della governabilità, e da qui sono partite una serie di riforme successive che non hanno risolto il problema. Il che fa comunque capire che il sistema elettorale è importante, però il suo effetto converge con quello di altri fattori su cui bisogna intervenire. Uno dei fattori è stato all'epoca storicamente la crisi dei partiti, l'altro la crisi delle ideologie, l'altro l'avvento delle proposte di federalismo che sembravano una cosa assolutamente inaccettabile all'epoca, l'Italia che si distrugge, poi in realtà molte indicazioni sono state recepite, modificate ovviamente nel contenuto e anche nei toni, direi. Poi c'è ancora qualche deriva, ma di questo non parlerei. L'aspetto più importante su cui bisogna senz'altro intervenire è la responsabilizzazione della società civile, quindi mi associo a chi ha detto che bisogna andare a votare, bisogna andare a votare in maniera consapevole, in tutte ovviamente le consultazioni elettorali, e forse alla classe politica bisogna chiedere davvero onestà, responsabilità e chiarezza. Quindi bisogna fare in modo che non siano solo parole, impegni presi in fase di propaganda elettorale, ma un modo proprio di interpretare, uno stile anche di interpretare la politica. Quindi responsabilità è una delle parole su cui anche a scuola spesso mi capita di riflettere con gli studenti, che non è facile assumere. Quindi io mi auguro che dopo una generazione che è stata un po' debole nella partecipazione alla politica, l'attenzione di oggi sia segno di un rinnovato interesse. E quindi auguro a questi studenti di saper correggere alcune storture che sicuramente negli ultimi anni si sono manifestate, ma proprio anche come qualità di interesse, qualità di partecipazione. È un impegno non facile, pesante, lasciamo un grosso lascito di doveri, diciamo così. Grazie mille, prof. Avrei due spunti cercando di confermare quello che ho già detto, nel senso che è vero, il sistema elettorale è un tema centrale. Do un'informazione in modo che cerchiate di completare la vostra preparazione, per cui vi invito a partecipare a altre cose, a informarvi e quant'altro. Il sistema elettorale fin dalla nascita di questa Repubblica è stato un grosso problema, perché l'Assemblea Costituente, nessuno lo ricorda, aveva anche il compito di scrivere il sistema elettorale per il bicameralismo perfetto. Ma non ci riuscì. L'Assemblea Costituente è riuscita a scrivere la Costituzione, ma non è riuscita a scrivere un sistema elettorale. È sempre stata una partita molto complicata, perché chi propone il sistema elettorale lo pensa su di sé. Dirlo non è che... Quando il governo di centrodestra fece il Porcellum, pensò a questa cosa del conteggio distinto delle attribuzioni dei senatori, perché il centro-sinistra di Prodi
non aveva mai il numero maggiore di regioni, aveva il numero maggiore in termini assoluto di preferenze nazionali. Anche il Renzi, quando ha pensato alla soglia del 40%, l'ha fatta perché aveva appena avuto le parlamentari al 41%. Cioè, ma anche nella storia più grandi governatori politici hanno sempre pensato in questo modo. E questo è un grosso problema. Magari la proposta è che il sistema elettorale, lo dico perché è stata fatta, l'abbiamo fatta, che il sistema elettorale sia approvato con una maggioranza dei 2/3. Non come una legge ordinaria, per darvi qualche dato. L'altra cosa, sempre stimolato dalla professoressa, tempo fa ero a un comizio in cui ero relatore, poi loro facevano delle domande, c'erano diversi componenti del no, sapete il no è spaccato su diversi fronti, il sì è più, c'erano sì, no, tutte queste. A un certo punto, la cosa importantissima che ha detto la professoressa, quella della cittadinanza attiva, la partecipazione, il voto, essere cittadini consapevoli. A un certo punto metto un po' assieme alcuni del no e dico, ma senta, lei prima diceva che allora era meglio togliere il Senato, poi invece lei diceva che in realtà sarebbe meglio stato togliere la Camera perché la Camera è quella che in realtà ha lavorato peggio nella storia della Repubblica. Altri elementi mi hanno fatto, e poi c'era questa cosa che dicevano, non bisogna sottoporre una decisione del genere al popolo. Vi ho detto all'inizio, ci sono state due iniziative nella storia della Repubblica, da D'Alema e Letta, che scavalcavano il referendum. Io lì mi sono anche un po', e lì mi sono svestito dal ruolo di costituente e mi sono detto, ma adesso a un certo punto pensare che la democrazia perda la Camera, perda il Senato, perda il referendum, magari... dall'andare contro una situazione, una classe dirigente, classe politica, passando attraverso che il popolo è bue, non deve votare, non deve esprimersi sul referendum, arrivare a un sistema, che poi la prospettiva è quella di un sistema tecnico. Il presagio è quello. Io ho mostrato le mie perplessità, ritengo, sposo quello che dice la professoressa, che Gentile diceva, la democrazia è il sistema di governo peggiore che ci sia, ma è l'unico che funziona. Bobbio diceva, la democrazia ha bisogno di sostegno, ha bisogno di rinforzo. Giddens diceva, nel 92, diceva, bisogna democratizzare la democrazia. Meccanismi che la rendano più forte, perché in questo momento è in una crisi. La prospettiva non è quella di togliere tutti gli ambiti, i luoghi di democrazia. Io credo nel popolo elettore, nel popolo partecipante e nelle forme di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva. Ci sono altre domande? La scheda. Come ti chiami? Davide. Davide, dimmi. Bravo. Ecco. Un attimo che... per quanto concerne i referendum e tutto, a volte capita spesso che sei chiamati a scegliere in cose che non si sa assolutamente nulla, quindi in alcuni casi, ricordo che c'è un articolo della Costituzione, i referendum non possono essere fatti, ad esempio sul bilancio, se no tutti sceglierebbero di pagare le tasse, e mi pare sui trattati internazionali. Cioè, ok, io sono qui, io voterò anche... la democrazia è importante, ma ci sono dei limiti che devono separare la democrazia diretta alla plebiscito e quella rappresentativa. Cioè, ci sono anche ambiti che a volte far votare le persone che non sanno nulla, avresti quasi paura, vedi Brexit e non so, esempio assurdo, votiamo, non vogliamo più avere immigrati in Italia, votiamo sì, tutti votano sì. Cioè, rischiamo a volte... in certi tipi di referendum di scivolare nell'assurdo. Solo questo. Ma questo è un problema costituzionale? No, questo... O un problema culturale politico? Quello è culturale. Cioè la Costituzione deve pensare a formare culturalmente, politicamente il suo elettore o deve dare la strumentazione? Ricordiamo che il costituzionalismo del Novecento nasce come sistema che deve circoscrivere l'esercizio del potere. Okay. I costituenti hanno avuto un'idea, l'idea della democrazia diretta, del referendum abrogativo, che nel 48 era assolutamente innovativa.
Nessun altro ordinamento aveva pensato a questo. Si era bilanciato un modello prevalentemente esclusivamente di democrazia rappresentativa, il Parlamento, con delle previsioni di democrazia diretta, che erano di sicuro all'epoca erano un'assoluta novità. Nello Statuto Albertino non si menzionava neanche i corpi intermedi, non si menzionava la libertà di associazione, di riunione, eravamo in uno stato diverso. Qui si riconosce la persona, la partecipazione, la sua valorizzazione, anche attraverso forme di democrazia diretta. Che la Costituzione si debba occupare di queste cose è un po' più difficile. Sul fatto della formazione e della conoscenza, su questa questione dell'elettorato che si deve esprimere su una cosa così complicata. Ma scusate, nel 1946, quando si è votato sul referendum istituzionale, la gente andava a partecipare ai comizi, se avrete visto i filmati sulla storia, saliva sui tetti, saliva sui lampioni per cercare di sentire. E quella gente quel giorno perdeva la retribuzione, perché il pagamento era giornaliero una volta. Cioè noi nell'era di internet, nell'era dell'informazione, non possiamo andarci a comprare il libro di Zagrebeschi, del no, non possiamo andarci a comprare il libro del sì e leggercelo e formare un pensiero. Io ritengo di sì. Ovvio, sono anch'io per dire non basta vedere il comizio elettorale, non basta venire qua, non basta leggerla, però un'idea bisogna farsela. Sì, non toglierò il referendum, era solo un'astrazione così per fare. No, io volevo fare una domanda sulla questione delle province, che non ho ben capito come si andrà a costituire concretamente il nuovo sistema regione-comune a questo punto, se la provincia diventerà un ente quasi regionale. Era tutto qua, era un chiarimento. La legge del Rio nel 2014 anticipa che cosa? Anticipa la trasformazione della provincia in un ente di area vasta. L'ente di area vasta potranno essere due tipi fondamentalmente, o la città metropolitana istituita per legge, e questa rimane in Costituzione, nella proposta di riforma costituzionale, o l'ente di area vasta, perché la provincia viene tolta dalla Costituzione. Gestire le funzioni amministrative, i compiti a livello di area vasta, che è la configurazione della provincia, spetterà a quest'ente, per cui è stata anticipata con la legge del Rio, che dice... C'è un presidente, c'è un consiglio, c'è una disciplina, l'organizzazione e le funzioni che deve fare. E questa legge ti dice, questa è tutta la disciplina che abbiamo fino alla riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione va a compimento di questo percorso, nel caso fosse positivo, per cui la provincia non è più un ente costituzionale. L'articolo 114 della Costituzione che dice la Repubblica si costituisce in regioni, città metropolitane, province, comuni, Stato, regioni, viene tolta la provincia. La provincia non è più un elemento che costituisce la Repubblica. Io cosa ho detto? Che questa prospettiva è che nella Costituzione non c'è più la provincia. C'è una disposizione finale transitoria nella legge costituzionale che dice sono previsti gli enti di area vasta, per cui lo Stato definisce i profili dell'ordinamento dell'ente di area vasta e perciò la legge del Rio che dice secondo livello, non c'è più la giunta, elezioni. Adesso sabato prossimo si elegge il consiglio provinciale. Non si vota il presidente, perché è disgiunto il modello adesso. Vengono tutti eletti dai sindaci e dai consiglieri, non più dal corpo elettorale. Però hanno una durata diversa, il modello anglosassone. Il presidente dura in carica 4, il consiglio provinciale 2 anni. Le province che cosa diventeranno? Diventeranno degli enti, noi sosteniamo, regionalizzati. Perché? Lo Stato delinea la cornice, come si organizzano, come funzionano, quali sono i compiti, ma farle funzionare e finanziarle, perché nella riforma costituzionale c'è una disposizione anche su questo, spetterà alle regioni. La prospettiva è quello che l'ente intermedio dell'esercizio delle funzioni tra comuni e regioni, perché le regioni e i comuni diventano i fondamenti della pubblica amministrazione, se averli o non averli, lo sceglierà la regione. Perché la regione? Perché il comune non ha la potestà legislativa. Lo deve fare la regione. Che la regione che decide è lo Stato e le regioni che distribuiscono le funzioni, perché sono loro che hanno la funzione legislativa. Se le regioni vorranno avvalersi dell'ente di area vasta, lo faranno.
se non lo faranno, dovranno svolgere tutti quei compiti di area vasta loro stesse, perché non sono configurabili, attribuibili a un comune. Il comune di Sondrio non potrà occuparsi della viabilità provinciale, dei trasporti provinciali, dell'edilizia pubblica scolastica, per il quale non abbiamo nulla da dire, va tutto bene, qui in Valtellina. Poi magari in altri territori non è che... Perciò la prospettiva è che l'ente di area vasta sia questo. Le regioni decideranno quanto sia grande l'ambito territoriale di queste province e perciò decideranno se avvalersi o non avvalersi. In Lombardia c'è già la proposta di passare da 12 a 8 enti di area vasta. Che Lodi finisce nella città metropolitana, Cremona e Mantova si uniscono e altre situazioni. Chiaro? Questa mancata presenza delle province sul territorio causasse, tra virgolette, insieme al Consiglio regionale, che rimane un ente del capoluogo, tra virgolette, della regione, andesse a influire sulle province periferiche e rafforzasse invece il sistema del capoluogo di provincia, e quindi andare a creare, tra virgolette, un divario tra le vecchie province periferiche e la provincia capoluogo. Questa è una partita tutto tra i territori e le regioni. Ci sono stati tavoli istituzionali in tutte le regioni perché la scelta sta in questa dialettica. Ci sono delle province che non sono assolutamente disposte a sparire, ma ci sono delle province che spingono per entrare, ad esempio, nelle città metropolitane. Per correttezza devo dire che trasferire un territorio nella città metropolitana non è una competenza dello Stato, della regione, ma una competenza dello Stato. Lodi vuole entrare nella città metropolitana di Pavia, di Milano, però questo lo deciderà lo Stato con una legge. Però nelle tavole istituzionali questo si è appalesato. Spetterà poi alla regione. È certo che le regioni grandi dovranno avvalersi di questo livello di governo, non potranno farne a meno, non riusciranno. Le regioni piccole, la Valle d'Aosta ha una provincia, che è la provincia della Valle d'Aosta, ma che senso ha? Altre domande? Prima delle tante di Cristian. Alcune sono brevi. Allora, ne ho alcune anche sulla legge elettorale, non so se già che ci siamo. Certo. No, allora, la prima cosa è abbiamo il referendum propositivo, io voterò sì, quindi tutti i miei interventi sono di una persona che vota sì. Non per spingervi a votare sì, ma soltanto per non pensare che la mia voce sia media. Una dichiarazione di voto. Ecco, quindi il referendum propositivo che potremmo avere potrà riguardare la legge elettorale, eventualmente, o, giusto? Non c'è allora, rispondo a tutte... Così no, non me le dimentico, una alla volta. Sì. Ok, allora, mi stai chiedendo se il referendum di indirizzo o propositivo potrà avere ad oggetto la legge elettorale. Sì. Lo dobbiamo chiedere al legislatore che farà la legge costituzionale e deciderà qual è l'oggetto dell'indirizzo e del referendum propositivo. Quindi su questo c'è un punto di domanda. Sì, perché come ho spiegato, su questo referendum viene detto che c'è, ma ci vorrà, salve, una legge costituzionale che lo disciplini, e le aggiungo anche un'informazione importante, una legge statale che lo faccia funzionare. Ok, grazie. Poi ci sono altri stati che hanno un bicameralismo perfetto come il nostro, molto simile al nostro? Ce n'è solo uno che è un paese dell'est, adesso non mi ricordo qual è. Ok, quindi siamo un caso abbastanza unico. Tra le democrazie moderne siamo l'unico. Ok. Moderne e avanzate, diciamo. Nel bene e nel male. Poi adesso passo alla legge elettorale, allora. Prego. Abbiamo detto che l'Italicum permette di scegliere le preferenze a parte il capolista, e questo vale per ogni circoscrizione, cioè c'è un capolista per ogni circoscrizione. A parte il fatto che ci possono essere molti capolista che sono la stessa persona, per cui in quelle circoscrizioni... Questo l'abbiamo detto, esatto, sì. Abbiamo detto. Ma in media una circoscrizione quanti seggi elegge? Allora, ci sono 100 circoscrizioni che, bene o male, rispecchiano quelli che sono le 100 province. Okay. In questo momento sono 98, no, 101.
Non so dirle precisamente quanti sono gli eletti in ogni circoscrizione, però c'è un articolo di legge che dispone un principio di proporzionalità: a secondo del numero di abitanti eleggi un certo numero di rappresentanti, tenuto conto che il numero complessivo è 630. Perciò sono questo è i sistemi elettorali devono far corrispondere il voto a un seggio, cioè a una poltrona, e lo fanno in maniera proporzionale, c'è una proporzionalità, il sistema elettorale si occupano, definiscono questa proporzionalità. Ok, quindi in alcuni posti sarà più facile che la preferenza in qualche modo finisca in Parlamento, in altri sarà impossibile. E in media se dividiamo i 600 per 100 abbiamo 6 seggi a circoscrizione. Noi 3. Noi ad esempio, quindi per noi sarà impossibile, i 3 tre partiti avranno il loro capolista che andrà in Parlamento, basta. A meno che un partito... A meno che siano tre rappresentanti... Sì. A parte che... Allora, l'Italia concambia, nel senso che cambia un pochino le circoscrizioni, perché Sondrio andrà assieme all'Ecco 1, ok? Ok. Perché? Mi ha chiesto perché? No. Ah, ok. Perché si riconfigura, ogni tanto le riconfigura, ogni sistema elettorale si deve occupare di questo. Sondrio è piccola, va assieme con l'Ecco 1, perché c'è con Como 1, scusate, con Como 1, perché Como è quello grosso. E che cosa succede? Che la partita sarà da condividere lì. Vuol dire che sarà più difficile che avremo due rappresentanti. Se va bene ne avremo uno, che sia di minoranza o di opposizione. Okay. I senatori non ci sono più, noi in questo momento abbiamo un parlamentare, no, noi in questo momento abbiamo 3 senatori, non abbiamo neanche un parlamentare, la prospettiva è che noi avremo forse un parlamentare, okay. E i senatori, se per il sistema del secondo livello, avremo, spero, almeno un senatore dei 14, dei 13, perché uno è un sindaco. Ok, vabbè, qui no, niente, a me piaceva la cosa delle preferenze, sembrerebbe che avere solo il capolista sia una piccola diminuzione, invece può risultare pesante. Poi vabbè, se ci sono tanti capolista doppi, va bene, spariscono. Spariscono, lasciano il posto. Ok, e l'altra cosa invece è, noi attualmente, cioè, se vincesse il no, avremmo l'Italicum alla Camera e il Consultellum al Senato. Io l'Italicum l'ho capito, ma il Consultellum non ho bene idea di come funziona. Allora, a dire il vero, avremo il Consultellum e basta. Ah, no, l'Italicum muore? L'Italicum funziona se passa la riforma, se no muore. Ah, sicuramente è così? Cioè l'Italicum non è approvato? Eh? Non è approvato l'Italicum. Non è approvato, ma è condizionato dall'entrata in vigore del sistema, okay. Perché è pensato per una Camera solo elettiva. Ok, quindi il Consultellum comunque assomiglia al Porcellum. Il Consultellum in questo modello è un proporzionale puro. Perché la Corte ha dichiarato incostituzionalità diverse cose, tra cui il premio. Ok, ho capito. Perciò vuol dire che avremo una proporzionalità, un alto tasso di rappresentanza alla Camera, al Senato, ma diversi, perché il conteggio è diverso. Ok, niente, erano queste. Poi un piccolo commento che volevo chiedere la sua opinione era... Cioè noi col Porcellum, però magari vale anche col Consultellum. Cioè le liste sarebbero bloccate, il fatto della lista bloccata non è incostituzionale. Perché noi abbiamo il fatto che la lista è bloccata, noi possiamo votare solo il partito, però poi il parlamentare non ha vincolo di mandato. E questo non è incostituzionale. Il fatto è quello che spiegavo prima, la Corte Costituzionale è stata sul Porcellum, l'ordinanza di rinvio alla Corte era molto tirata per le orecchie, perché è difficile che la Corte venga chiamata a giudicare di un sistema elettorale, perché non c'è un giudizio preventivo, hanno simulato una causa, c'è stata una premeditazione, perché i politici non lo cambiavano, allora hanno detto portiamolo alla Corte, però quello che è arrivato alla Corte non è un giudizio su tutti gli aspetti. Perciò questo è rimasto. Perciò se lei mi chiede è costituzionale. Quindi la Corte su questo magari si esprimerà dopo, quando avrà la possibilità di esercitare un giudizio preventivo. Ok, grazie. Volevo chiedere, noi nel caso passasse la riforma, ci saranno poi i decreti attuativi, verranno fatti dal Parlamento?
dal Parlamento attuale. Posso? Sì. Allora, in realtà non sono dei decreti attuativi, sono delle leggi che dovranno attuare la Costituzione e i regolamenti. La disposizione costituzionale nel suo complesso entra in vigore, dice nella disposizione finale, solo esclusivamente nella prossima legislatura. Solo una disposizione, che è quella relativa all'ente di area vasta e poche altre, entrano immediatamente in vigore. Anche l'abolizione del Senato, se no non si voterebbe con l'Italicum, se no si bisognerebbe votare ancora Camera e Senato. Sì, ma le sto dicendo, sì. Allora, se passa il sì e il giorno dopo sciolgono le Camere e si va al voto, entra subito in vigore il nuovo dettato costituzionale e bisogna eleggerlo. Però questo non credo che succeda così facilmente, però tra le disposizioni costituzionali transitorie in fondo ci sono delle cose che è previsto che vengano già disciplinate e altre che farà la futura Camera. Di sicuro i regolamenti attuativi dei due diversi rami che cambieranno lo faranno le prossime Camere, tenuto conto che quella è la partita più importante, perché una cosa che non vi ho detto, c'è la previsione dello statuto dell'opposizione, un complesso di discipline che dovrà prevedere i modi in cui l'opposizione nei due rami, è un modello molto utilizzato in altri stati europei, le opposizioni avranno degli strumenti per avvalersi, per diciamo contrastare la maggioranza nelle due Camere. Questa è tutta una parte, anche il funzionamento del Senato è tutto in mano al regolamento. Infatti mi sembra che c'è la riforma della Costituzione, ma buona parte di quello che succederà dipenderà da questi decreti attuativi, da come verranno fatti. Come è stato nel 48, quando fai una cosa così completamente nuova, tutta la partita è l'attuazione. Vi ho spiegato all'inizio, le regioni abbiamo aspettato fino al 71, la Corte 50, perché c'è bisogno di fare le leggi costituzionali, le leggi ordinarie di attuazione e ovviamente anche i regolamenti. Funziona subito il giorno dopo? No, assolutamente, se questa è la domanda. C'è tutta una fase di attuazione del nuovo dettato costituzionale. Comunque, se si sciolgono le Camere si andrebbe a votare con l'Italicum, solo per il Senato e per la Camera, e il Senato avrebbe... Perciò ci si augura che non capiti subito, perché necessariamente bisogna portarsi avanti di fronte alla prospettiva che vada a cambiare il sistema, perché alcune disposizioni potranno essere già adottate, ma le più importanti dopo. Ci sono altre domande? Allora, nel caso ce ne fossero, ma non siano ancora emerse, io dico due cose. Vi ringrazio tutti di essere venuti, è stato un grande piacere che ci sia stato anche questo confronto, queste domande. Vi dico che, sempre come Associazione Gabriele Marveggio, per sabato 26, quindi fra due settimane, avremo un incontro sempre qua, ma al pomeriggio, alle 3, con due esponenti politici, uno per il sì e uno per il no, che metteremo a confronto tra di loro e con qualsiasi domanda che ci sarà dal pubblico. Chi sono? Sono, per il sì, il sottosegretario al Ministero degli Esteri, il senatore Benedetto Della Vedova, che è di Tirano. Per il no ci sarà un consigliere regionale della Regione Lombardia, che è Stefano Buffagni. Con cui con uno e con l'altro ho fatto dei... Quindi ci saranno loro... 5 Stelle, lui è di 5 Stelle. Lui è di 5 Stelle, è il capogruppo sì. In Consiglio regionale. Lui è di 5 Stelle e quindi sempre per la trasparenza l'idea di mettere a confronto e di non schierarsi come associazione da una parte o dall'altra, abbiamo voluto due esponenti, uno per il sì e uno per il no, che si confrontassero, si sono detti entrambi disponibilissimi a qualsiasi tipo di confronto. Quindi sarà tra due sabati alle 3, sempre qua alla Sala Vitale. E poi Gioele ti do una lista di domande di... Non domande, una serie di argomenti che loro hanno, una metodologia che utilizzo. Assolutamente. E poi loro la conoscono perché l'hanno già fatta, come entrambi l'hanno fatta. Perciò perfetto, assolutamente sì. E altra cosa è, se vi fosse il desiderio, come noi speriamo, di associarsi all'Associazione Marveggio, adesso alla fine, fermatevi un attimo, venite da me, da Eugenio e agiamo. Ci sono altre domande? Considerazioni? Imprecazioni? Hai qualche considerazione finale da fare, Bruno? Ma devo dire che le domande sono state molto... Si vede che
c'è un'ottima preparazione, questo fa molto piacere, perché le domande sono state tutte congrue e proporzionate all'argomento. E mi fa anche piacere che è anche variegato, perché oltre al sistema elettorale, che assolutamente rimane un aspetto centrale, abbiamo parlato del CNEL, abbiamo parlato del Senato, abbiamo parlato delle regioni, abbiamo parlato dell'immunità, sono tutti argomenti interessanti. Questa iniziativa la trovo molto piacevole, molto, molto ben fatta, perché si è trattato da parte vostra di argomenti che sono decisivi, perché alla fine, al di là di essere elettore o non elettore, per maturare un proprio pensiero, uno deve soppesare. Anche l'altro ieri è arrivata la sentenza del Tribunale di Milano che dice non è spacchettabile il quesito referendario. Queste sono questioni metodologiche, però spero di mantenere la linea e non prendere posizione. Mi sorprende che il maestro Nida lui chiaramente essendo sostenitore Tolle ha cercate tutte, però noi a lezione lo diciamo che il quesito referendario costituzionale, non quello abrogativo, quello costituzionale, non può essere oggetto di nessun tipo di giudizio, perché è talmente importante quello che spiegavo all'inizio del quorum, che quello deve esserci e basta. Se ci fosse una sorta di controllo preventivo sul quesito, lo Stato potrebbe fermarlo quando non lo gradisce. E allora che istituto di ultima istanza al corpo elettorale a favore delle opposizioni e minoranze se c'è un giudizio di un organo dello Stato? Immaginatevi se lo dichiarava inammissibile. Magari non si è considerato la svolta negativa, allora non si va al voto, la riforma entra in vigore. Magari questi tentativi sono anche un po' di fantascienza del diritto, perché si sa che è lui che l'ha insegnato a noi al corso di dottorato, perciò Onide è maestro di tutti noi che ci siamo formati a Milano. Perciò concludo dicendo grazie dell'invito, voto consapevole e informato, ritengo che siate tutti sulla strada giusta. Grazie dell'invito. Grazie mille a tutti di essere intervenuti e alla prossima.